Ragazzi, prima parte dell'episodio XXL di Minecraft Minecraftita, la seconda la vedrete sempre oggi al canale alle 15, praticamente tra un'ora. Detto questo, l'episodio è di 30 minuti, ho diviso le due parti da 15 minuti, 16 minuti ciascuna, è venuta una cosa incredibile. L'episodio è fantastico, costruiamo una de delle costruzioni forse più belle, quindi vi raccomando un bel mi piace e incoraggiamento non perdetevi la prossima parte alle 15. Ciao a tutti ragazzi e benvenuti a questo nuovo video oggi Siamo di nuovo su Minecraft di da sesta stagione episodio XXL episodio da ben 25 minuti minuto più minuto meno non sarò qua non so di preciso ovviamente adesso non posso saperlo quanto sarà a lungo perché se avrei informazioni che saranno postume di rispetto appunto a questo momento però va bene non ci perdiamo in discorsi voglio far vedere quello che ho fatto off camera questo è quello che ci permette di fare l'Iron Titan cioè, acclamate, acclamate l'Iron Titan, che produce una quantità di cose infinite, sono stato a FK diverso tempo, poi a costruire, adesso quella è sempre attiva, insomma ragazzuoli, clamoroso, do, do de dragao lo stadio, quello? de dragao lo stadio di Porto. Comunque vanno le ciance, non ci perdiamo in chiacchiere. Andiamo a lavorare su cose serie e decisamente utili, no utili no, però serie sì. Oro, I need oro, 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 I need a dollar, dollar, dollars, what I need. Ok, questo lo riempiamo dal cazzo. E andiamo a lavorare un attimo: 30 secondi. Una parte dell'episodio, vorrei dedicare alla piramide per quanto riguarda le grandezze. Allora andate, 25 è piccola, 25 è una piramidella, una piramidella così, un'inezia, un, una, una merda insomma, esatto, un po' una merda caro, quindi dobbiamo allargarla necessariamente, questi sono 25 per 25, potremo arrivare ad offrire molto molto di più, intanto vediamo questi, 25, 26, 27, 28, cazzo, no, no, non me lo dire, eh calla. E che non lo sapevo io che ho perso il conto, perché questo mi fanno a caso, io uno, uno perde il conto facile, allora succedono ste cose, uno si arrabbia, si incazza e tutto il resto. Mi tocca ricontarla tutta. Ora, approfittando del periodo, cioè della notte, eh, dormire, del letto e tutto il resto, andiamo a vedere un po' quanti possono essere questi qua. Perché possiamo tranquillamente allungarla, giustamente, no? 25, 26, 27, 28. E va bene. 28, 29, 30... 31 Così proprio a dir tanto. Poi la dobbiamo traslare un po' 31 31 31, la buttiamo qua 31, 32, la facciamo un'altra attaccata 33, 34 e 35. E per forza, signori, per forza così. Ora spostarla in questa direzione è problematico perché poi sarà attaccata a questa, no? Cioè una piramide poi andrà su, ovviamente si espanderà a 35. Oh, 35 sono tanti blocchi in più rispetto a quella che avevamo costruito nella città d'oro. Sono 10 in più. E fidatevi che 10 blocchi si sentono. Però sento che posso farla più grande. Magari partendo da qui. E arrivare però, vedete, arriveremo troppo giù, poi abbiamo quest'altra di montagna, beh, tanto spazio non ce n'è, però, vabbè, ci accontenteremo di un 35x35. Ho abbattuto un paio d'alberi necessari a questo, al nostro scopo, poi possiamo togliere queste lily pad che adesso non ci servono più, e per arrivare nel nether, beh, dovremo utilizzare la parte, la piramide, passeremo dentro la piramide, ci saranno dei passaggi, ovviamente, sarà possibile entrare ed uscire, ok? Sarà veramente, veramente grande, ingloberà proprio tutto il laghetto. Cioè tutta sta parte sarà inglobata, tutto il... vi rendete conto quanto sarà grossa e imponente sta piramide 35x35, sarà veramente mostruosa, una bestia incredibile, ci sto pensando bene se farla o meno perché ho paura di rovinare un po' il tutto, dato che passerà molto vicino al coso, cioè è, è un progetto veramente veramente grande, però potrebbe meritare, qua va riempito tutto di terra, Ora, una cosa fondamentale è la seguente... Ehm, è bruttissimo vedere oro attaccato ad altro oro. Proprio no. Quindi qua ci andrà fatta una costruzione, necessariamente una costruzione, prima di andare a fare quella piramide. Magari qua, che ne so, tipo una... non proprio sotto, ma magari qui, che ne so, è una sottospecie di chiosco, una casetta. In modo tale da spezzare un po' perché se no qui c'è il bigon lì subito bam altra cosa in oro Stona 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 ok E quindi eh, beh, andremo a fare qualcosa c'è cioè, questo coso d'oro qui è bellissimo esplode praticamente Qui c'è tutto il nostro magazzino tutto in ferro Beh oh è, è figo c'è tutto in questo mondo c'è tutto ci sono le costruzioni normali sono le costru No le costruzioni in ferro ancora non ci sono tante però provvederemo assolutamente a farle però riragionando, mi è venuta l'illuminazione, stavo proprio in questa posizione così a guardare il mondo e a capire quello che cavolo dovessi fare e poi l'illuminazione, questa parte davanti non sarà fatta in oro, signori, ma sarà fatta di un altro materiale difficilmente reperibile, la sandstone. Eh la sandstone noi ce l'abbiamo, ce l'abbiamo poca, veramente molto 31 blocchi Ergo, io andrò a farmare sandstone adesso. E siamo tutti d'accordo, ma siamo d'accordo anche su un'altra cosa che a me serve, fare un piano d'azione, fare una prova di quello che sarà la nostra piramide, ok? E adesso lo andiamo a fare subito, perché se no qua non ci capisco niente, non so che cosa fare, non so cosa, che materiali mi servono, e quindi devo creare una base interessante per il nostro, per tutto quello che andiamo a creare. Allora, 35x35 35 vuol dire che questa parte intanto sarà doppia. Dobbiamo farla alta 2 Necessariamente alta 2 Deve venire grande Deve venire enorme sta parte dentro Non so che cazzo ci metto Cioè una cosa del genere è Tipo stra enorme Ma non so minimamente Che cosa infilarci Un'idea Bene o male Mi verrà E io ovviamente No a 35 Uh, aspettate un attimo 35 quindi Ah ok sì sì perché un paio li ho persi Ok giusto 35 sono E posso saltare sopra perché ho il, Grazie al beacon ho tutti i potenziamenti necessari E quindi non è un grave problema questo Loro in eccesso lo andremo poi a riprendere successivamente Adesso Tac Tac Guardate Vabbè abbiamo quasi finito Non è che mancava così tanto Tac 2 Così no Questi magari li mettiamo più dietro che li lasciamo attaccati Perfetto, attaccati siano e adesso ci andiamo a prendere la sandstone. Sandstone che andremo ad organizzare così. Allora, secondo voi ha senso fare una roba del genere? A me non piace. A me un mo piace. Se un me piace un me piace. Eh no, perché non mi ispira. Ecco. Non ci sta bene Sandstone Unita così Proprio Non ci siamo Non ci siamo Non ci siamo Dobbiamo trovare Un qualcosa di più carino Proviamo ad invertirla Ma neanche a invertirla No, 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 no Abbandonare l'idea Sandstone Proprio alla grande questi li possiamo anche togliere. No, così sta piramide non va bene. Perché io voglio fare una cosa figa in stile Game of Thrones. Eh, avete presente la città, quella tipo Mirin? Ok, quella città che c'è la piramidona enorme, alta, grande, bella. Però è diversa dietro e davanti, dietro è fatta a scalini. Davanti è liscia. Ora in Minecraft non possiamo fare superfici lisce, possiamo tentare di fare qualcosa di più simile, per esempio potremmo utilizzare appunto delle scale, cosa che mi rimane complicata adesso, anche la scelta dei materiali è complicata, eh, farla tutta d'oro? No, ovviamente no, perché sarebbe un'altra cosa che avevamo provato l'altra... Aspettate, beh potremmo utilizzare il quarzo. Ora, eh, fare una roba del genere di quarzo però significa oh, chiudere e finire la vita sociale perché dovresti parlare, cioè star lì a fare, no, ok, no, niente, quarzo, le scale bianche, altro materiale bianco, non c'è, non c'è, non lo so, non lo so. Allora, le parti. Perché poi dovremmo fare anche delle scale, no? La parte centrale, ovviamente, di sto coso. Andiamo a vedere qual è la parte centrale, 35 blocchi, ovviamente dispari. Sono 18, 17, 18, quindi 17, 17, 16 16. 16 a una parte, 16 all'altra, 32, 3 centrali. Ok? Potremmo utilizzare la seguente divisione per farli fare una cosa del genere. Quindi sono 16 da lì, con tanto quello ce ne metti 15 perché no, oppure farla, la facciamo più grande, non lo so, comunque sono 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 1, 2, 3, perfetto. Questa è la parte centrale su cui andremo a contare noi e con cui andremo a creare delle scale per salire di livello in livello. Ora, non che io abbia farmato più di tanto, però quanto bastava per fare questa parte qua. Allora, ho deciso il tutto. Sarà fatta così, con la smooth sandstone e questa roba qua. Esatto, pienamente così. Che ne dite? Si può fare. Si può fare la faremo esattamente così. Ora voglio andare intanto a definire le parti eh, che ci, di nostro interesse, ovvero queste qua, perché noi andremo ovviamente a fare una roba del genere con la piramide, la andremo a richiudere e ci vorrà tanto per chiudere sta piramide. Ci vorrà davvero davvero tanto, verrà una piramide straalta perché facendo così sono una cioè voi vi immaginate quanti blocchi servono. Per una piramide del genere, voi non, non so se vi rendete conto la quantità di roba che ci sarà qua in mezzo. Ovviamente, faremo dei punti in cui si fermerà. Quindi, eh, qua sarà fatto così. Sale tutto il resto. Qui sale a gradoni eh, d'oro, eccezionale. Eh, pensavo di mettere la stessa cosa. Tutti gli angoli, ovviamente, una cosa del genere, i gradoni con gli stone brick per risparmiare magari qualche materiale perché no, magari può dare una mano, può aiutare poi ci faremo qua sotto che ci possiamo fare? non lo so bene o male che cosa ci si potrà fare ho visto che è lontano da tutti i bordi quindi il progetto è avviato come cosa faremo questa? sarà un casino reperire tutta sta sandstone Praticamente demolirò un deserto ovviamente, ovviamente una cosa da non sottovalutare che mi stava venendo in mente era la seguente le, eh, le scale allora, sicuramente su due lati, questo è quello, però un dubbio, un dubbio mi assale. È una piramide strana, molto strana, perché avrà due lati uguali uno e due, poi altri due uno e uno. E però il, il centro sarà questo. La parte centrale della piramide sarà esattamente questa. Perché perché questo perché si rivolge verso la città. Ok? E quindi ci sarà. Beh. Eh, non so se faremo verso da qualche parte. Comunque. Faremo vari step. A 30 blocchi per 30 blocchi faremo il primo step. Quindi il primo gradino. Eh, poi andremo la D2-3 anche, magari per passeggiare abbastanza bene. Poi altri blocchi su fino ad arrivare a 10. E da 10 in sopra il tempio. Cioè, questa sarà una figata mostruosa, ragazzi. Verrà fuori. Penso davvero, una delle costruzioni più fighe che io abbia mai ideato. Sarà favolosa, vi giuro. Tanta tanta roba. E mi metto un'ora circa a farmare eh, Sanson. Cioè, in un'ora vi giuro farma, farmate tipo 7, stack 8 stack, ma di più 9, 10, 11. Ci metto po'... Cioè no, un'ora eccessiva. Davvero si farma tantissimo Cobblestone. Cioè, tantissima Sanson. L'avete visto l'altra volta. Quindi vado là a farmo e poi ci rivediamo. Ragazzoli è passato davvero davvero tanto tempo, non che io abbia fatto soltanto questo, però eh, devo raccontarvi alcune cose. Allora, on dance, ho farmato un po' di roba, ho riparato il piccone con um, la possibilità che c'è sopra, mending, eccolo qua. E quindi, esatto, con um, mending un po', sono riuscito a ritirare sulle sorti di questo picconcino che se ne stava lentamente andando e quella è la piramide. L'avete intravista, adesso la vedrete per bene. Tac, eccola qua. Porca miseria, quanto è grossa. Porca miseria, porca miseria, porca miseria. Ah, si sale qua. Si arriva ovviamente. E io non ho potuto più fare altro, cioè non so minimamente che cosa inventarmi qui. Che, che, che blocco ci mettiamo qua in mezzo? Mm, pensavo cobblestone Infatti riempirò tutto con la cobblestone perché alla fine si sposa bene. È carino. Questa divisione la possiamo fare anche subito. Quindi nella prossima clip, ora faccio off camera. La prossima clip ve la faccio vedere. Altra cosa fondamentale. Il micelio lo prenderò col silt. Cioè, probabile perché almeno lo posso riutilizzare di qua come si è ammessi. Beh, si espanderà piano piano. Allora, che cosa eh, c'è da dire? Che precisazioni si sono da fare? Tante, tante cose. Allora, sarà un casino qua sotto perché non so come illuminarlo. Cioè, illuminarlo sarà un bordello e tutto il resto. Eh, salire qui sarà veramente difficile. Saliremo piano piano, faremo il tutto. Ho pensato di fare un ingresso qua. Magari ci metteremo un portone con del legno. Però cioè qui si entra da sotto, poi lì si sale. È una roba del genere, magari poi barricheremo anche lì. Non lo so. Tutto da decidere ancora. Oppure faremo anche delle entrate qua. Perché secondo me è figo fare anche delle entrate, una qui e una lì. Di 3x3 uguali a quelle, però i lati. Oddio che figata! E lì ce la fai. Sì, bellissimo, voglio farlo. E poi si tratta soltanto di fare andare su, andare su, 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 su sempre più su, mi è caduto l'auricolare, sempre più su. A prendere il tutto. Quanto ci vorrà, non ne ho la più pallida idea. E sarà veramente porca troia. Va bene, eh, che cosa facciamo? Adesso metto la cobblestone lì e faccio sta parte con la cosa? Con l'arenaria. Ma prima andiamo a letto. Ragazzi, io vi giuro mi sono superato. Stavolta ho fatto qualcosa che è eccezionale, ma veramente eccezionale, ma non ho finito ancora, devo prendere, intanto mi serve questo, e mi serve un po' di netherrack, netherrack, tac tac, perché la netherrack, adesso vi faccio vedere, ma siete pronti, oh vi giuro è qualcosa di fenomenale, è fotonica sta cosa, vi giuro è fotonica, ah tu passi qua la tua stradina tranquilla, tac tac tac, siete pronti a vedere la bestia, arrivi qui, voilà! Porca miseria, quanto è figo sto coso. Ma quanto è figo! Allora, qui ci voglio mettere questi. Necessariamente questi. Ma cioè, essere uno spettacolo. È una cosa meravigliosa, secondo me, è fighissimo. No non lo so come ci può stare, però. Cioè, ovviamente lo proviamo, no. Per saperlo, per scoprirlo, bisogna provare, no? Spero siate d'accordo con me. Ora devo stare attento a non distruggere questa parte di terreno, se no, poi è un casino. Vediamo un po', vediamo un po', vediamo un po'. Accendiamola. Tac, eccola qua, uno, due, che almeno fa anche luce, no? Tre e quattro. Vediamo un po' ste fiamme. Eh, 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 eh ci può, ci può stare, ci può e non ci, non, non ci può stare. No, in verità non mi aggrada tantissimo, devo essere sincero. Quindi, sta parte delle fiamme forse no. Magari la lasciamo così, con dei cosi rossi e oro, che sono carini per carità. Ecco fatto, completato il tutto. E che cosa? Andiamo, ha iniziato anche a piovere, pensate un po' Vi faccio, wow, qui c'è tutta Cobblestone E qui, ok, vabbè, per uscire ho messo la porta di servizio Attualmente, è perché se no non, non potevo uscire, era fondamentale io mettessi la porta E questo è quanto ragazzi, questo è quanto, sono le tre stradine Tu arrivi qua, decidi, vai di qua, tac, te ne vai da una parte, dall'altra Oppure vai tranquillo, dritto e sali Beh, per ora è così questo è quello che abbiamo potuto fare per oggi. Veramente, veramente un gran... tantissima roba, ma tanta, 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 eh. Cioè, veramente tanta. Porca troia è figa sta piramide, non potete dire di no, è una grandissima figata. Poi magari mettiamo della roba anche qua, tipo... Ripet ripetiamo la coreografia, però sono troppe perché sono tipo 6, ci sono 1, 2, 3, 4, 5 per uno non lo possiamo fare, ma pensate... Che sfortuna, eh. Che fortuna. Però potremmo sempre tirare questo qua. No, vabbè, questa la lasciamo com'è. Porca miseria. Adesso la devo, devo pure aspettare che si ripeta. Vabbè, vabbè, uguale. No, io sono mainstream, sono più figo, faccio una roba del genere. Questo lo levi, fai così, così non posso aspettare io. Ok? Va bene. Ragazzi, penso che per questo video possa essere tutto. Abbiamo fatto davvero, davvero tanta roba. È stato un episodione pieno, concentrato. Abbiamo iniziato a creare questa piramide. Abbiamo messo le basi per la futura piramidona. Qua sotto ci devo mi è venuta in mente una cosa, però devo vedere se è possibile farla. Ragazzi, per la prima parte è tutto. Spero vi sia piaciuto questo primo inizio, queste basi della costruzione. Mi raccomando, non perdetevi la seconda parte alle 15. Mi raccomando, un bel mi piace. Ciao a tutti ragazzi.